Ti sei imbattuto su Amazon o un altro sito online in una chiavetta USB da 1 terabyte? Cioè, stiamo parlando di qualcosa come 1000 giga. 1000 giga dentro ad una chiavetta USB. Ebbene, non è tecnologia che è aumentata di livello, è una truffa. Non comprarla, sottolineo non comprarla. A meno che, logicamente, non ti facciano schifo i soldi. Se vuoi sapere perché ti do questo consiglio, beh, non devi fare altro che iscriverti al mio canale YouTube, mettere un bel like, anche perché il mio canale vive di questo, e ovviamente goderti la mia bellissima sigla. Benvenuti dal vostro Anaro Sensei. Ogni tanto ricevo, sia sotto nei commenti dei video, sia in messaggio privato, che sia Instagram, Telegram, via mail, è lo stesso, ricevo una tipica domanda del tipo: Anaro, ma è vero che è possibile trovare una chiavetta USB da 2000 miliardi di gigabyte a 10 euro? È vero? Funziona? L'ho trovata su Wish, l'ho trovata su AliExpress, Alibaba e pipipà pipipù. Sì, è vero, si trovano, si possono comprare, a volte le spese di spedizione sono gratuite, ma la vera domanda che non tutti mi fanno è: sono affidabili? Funzionano? Ci posso mettere dentro dei dati importanti, dei dati sensibili, lavorativamente parlando, oppure personali? Beh, ovviamente no. Il motivo è davvero semplicissimo. Perché non funzionano? Perché sono finte. Avete capito bene? Quando trovate delle capacità davvero esagerate, è palese che c'è qualcosa che non funziona. Ma in realtà, anche se trovate delle chiavette USB, magari non so, da 128 giga, però a costi davvero bassi, ebbene, quelle sono chiavette truffe. A questo punto qualcuno di voi che giustamente si è fatto ingolosire da una bellissima offerta e ha comprato una chiavetta USB a 5 euro mi starà giustamente scrivendo sotto o insulti, oppure una frase del tipo: caro Anaro, io l'ho comprata a 5 euro e ci sono effettivamente 256 gigabyte di capacità all'interno, lo sto usando super mega contento e mi trovo molto bene. Allora sì, ci può stare, ma a che velocità è che fai il trasferimento dei dati? Perché il segreto è proprio questo. Ricordatevi il motto del giorno: nessuno vi regala niente, soprattutto dei siti internet che sono lì per vendere, per fare soldi, e fanno soldi sui poveri consumatori che si ostinano semplicemente a leggere il titolo, quando palesemente non si accorgono dei commenti, delle recensioni che sono state fatte. E vi ricordo di stare molto attenti alle recensioni, perché ce ne sono di false. Soprattutto su Amazon e su tutti quei siti dove veramente girano miliardi, che dico miliardi, triliardi di doppi dollari, è palese ed è ovvio che esistano un sacco di recensioni farlocche, un sacco di recensioni falsificate proprio per ingolosire l'utente finale. Non prendete mai spunto da, non so, un semplice nome che ha 5 stelle e una frase veloce, ad esempio Massimo 5 stelle, a posto, Antonio 5 stelle, a posto, Aldo lasciamo perdere un caso, Pegasus 5 stelle, frase veloce. Dovete andare su roba più veritiera. Come faccio a distinguerlo? Beh, ad esempio Rocco Di Giglio, prendo lui a caso in questo momento, già ha un nome che sembra più veritiero e mi porta una stella. E lui mi dice: appena ricevuto la pennetta l'ho provata e pur non essendo velocissima a quel prezzo ci poteva stare. Oggi, dopo una decina di giorni che non lo usavo, una volta inserita il mio PC mi dice 64 giga di capacità massima. Quindi l'ha comprata per 1000 giga e dopo 10 giorni sono già 64? Beh, mi sembra che ci sia una svalutazione parecchio pesante. Si è ridimensionata da sola mostrando quella che probabilmente è la sua capacità reale. Avevo già avuto questo tipo di fregature da siti cinesi, ma da Amazon non me lo aspettavo. Eppure, quella è una chiavetta, quello è il prodotto e ti fai fregare ovunque. Quindi grazie per la tua segnalazione.
Ad esempio, prendiamo Aldo e mi dice la pendrive è dichiarata con capacità 976 giga, ma dei test effettuati arriva a 60 giga. Sconsiglio e effettuato reso. Quindi anche lui si è effettivamente ritrovato una chiavetta un bel po' più limitata. Anche Christian Chiappini, grazie per la tua recensione, anche lui nome e cognome, giustamente una stella, funziona malissimo, ci mette delle ore per spostare dei dati. Ma allora, perché funziona così male e soprattutto perché ritorna a 60 giga e capita praticamente a tutte le persone che fanno le recensioni vere? Allora, oggi vi spiego davvero il funzionamento di questo trucco geniale. Molto semplicemente vengono prese delle normalissime chiavette USB che logicamente vanno in proporzione, non so, per fare 1000 giga come avete visto, vengono prese 64 giga di chiavetta reale, per un 128-256 giga a volte basta un 16. Chiavette che in Cina possono costare a loro 5 centesimi, 10, 20 centesimi farla grande. Anche perché grazie alla politica della schiavitù, non ho detto niente, che ci gira attorno, il costo è praticamente nullo, quindi voi vi pagate le spese di spedizione e basta. Il guadagno è su 10 euro, probabilmente 8 euro, e quindi prendono una chiavetta di scarsissima capacità e ci installano all'interno un semplice software, un programmino, grazie al quale i file vengono compressi. Quindi 976 giga e successivamente, quando noi ci buttiamo dentro, non so, 10 giga, il software in automatico comprime i file e li mette dentro su sta chiavetta da 64. Il risultato è ovviamente quello di una lentezza stratosferica, anche perché deve lavorare attraverso il processore, attraverso la RAM, quello che è, e ci mette le giornate a trasportare veramente pochi byte, perché obiettivamente deve lavorare sia a livello di lettura che di scrittura, la velocità è davvero ridicola. Tra l'altro, da sottolineare che se andate a prendere una chiavetta da un terabyte, significa che svariati giga li dovete passare, ebbene, loro come interfaccia non hanno né USB 3 né USB 2, ma USB. Cioè, nella 276 giga mi fai velocità USB che trasferisce una ciliegia e mezza in un giorno? Cioè, già da queste piccole cose vi dovete assolutamente rendere conto di che prodotto state andando a comprare. Faccio un altro esempio, le ho buttate là veramente, un'altra da 982 giga mi dice alta velocità USB 3 a 21 euro. Basta andare anche qui sotto nelle recensioni, Zuccari Francesca, questo mi sembra già nome e cognome più attendibile, una stella. La chiavetta è arrivata nei tempi indicati, risulta gradevole, eccetera eccetera, l'ho riformattata e qui sono nati i problemi. La partizione mi risultava formattata, ma già con 60 giga di spazio. Come avete capito, la storia è sempre la stessa, viene sempre utilizzato il solito trucchetto. Quando ho fatto il video di Natale, 10 idee regalo per Natale, sotto in descrizione vi ho piazzato le chiavette USB che io consigliavo, chiavette USB da 128 giga, top, 128 giga a 32 euro, che costava 52 in sconto in questo momento, oppure da 12,90 euro 3.2, ok, quindi molto più veloce. Questa addirittura è spaventosamente potente, ne ho 4 di queste, qualità verbatim, non ciccio banana, cack buy e quant'altro. Cioè, stiamo parlando di pennette decenti. Attenzione, le marche non sempre aiutano, perché tantissime chiavette compresse con questo tipo di truffetta le ho trovate su SanDisk, quindi state attenti e non pensate che una marca famosa sia perfetta. Bene, grazie per avermi seguito, per aver visto il video fino a qua. Se avete acquistato anche voi una chiavetta tarocca e vi siete fatti fregare, scrivetelo sotto nei commenti. Se ne avete una da consigliare, grazie per avermi seguito, vi mando un bacio e alla prossima puntata. Bye bye.